Bene, benvenuti cari ascoltatori del blog della bandiera. Allora, incominciamo subito essendo la prima guida recensione, parlandovi di proprio perché questo nome ha questo blog. Abbiamo deciso questo nome dal momento, come potete vedere, nel simbolo di Start, proprio il simbolo di Windows a quale è dedicato il blog. È proprio una bandiera a quattro colori, rosso, verde, blu e giallo. Proprio da questo viene il nome, il blog della bandiera. Ok, ricordiamo che il blog si divide in due tipologie di video, in guide e in news. Nelle news parleremo semplicemente delle novità, tutte inerenti a Windows e a magari gu a una guerra che si sta verificando ultimamente tra Windows e Mac. Mentre per quanto riguarda le guide, saranno delle guide su programmi per Windows e funzionalità di Windows, come sbloccare alcune funzionalità nascoste e molto altro. Bene, cominciamo subito con l'illustrarvi un sito. Questo sito si chiama serials.vs o .vs. E praticamente questo è un sito al cui interno possiamo trovare vari seriali per molteplici programmi. Vi faccio un esempio. Io ho appena oh, no, cioè appena avevo scaricato Camtasia, dal quale sto anche registrando appunto questo e registrerò questi video. E per trovare il seriale, praticamente ho scritto Camtasia, così si scrive Studio 7, come potete vedere ancora in memoria. Faccio la ricerca. Ho scritto male, scusate. Camtasia. Camtasia. E come potete vedere escono fuori allora i seriali, oppure anche dei torrent con dei siti affiliati, a volte anche se ci sono i crack, proprio dal sito affiliato crack, dei siti di crack, bittorrent.m, wars, tutti i partners affiliati e di conseguenza download, serials e torrent. Allora io sconsiglio i download visto che sono tutti a pagamento, consiglio solo sempre i serials, magari vi scaricate la trial e poi applicate il serials. Di conseguenza quindi sconsiglio anche i torrent e i crack se è possibile di evitarli. Quindi continuando l'illustrazione del sito possiamo ad esempio clicchiamo sul 7.0.0, lo apriamo e possiamo notare vedi, c'è un po' di pubblicità naturalmente perché il sito non si riesce a mantenere da solo visto che non ha né possibilità di donare qualcosa al sito, quindi si mantiene con gli sponsor eccetera eccetera. Allora, come vi stavo dicendo, quindi vedetevi di vari seriali a seconda poi di chi li possa, e poi ognuno può dire se workano, cioè se lavorano o se non funzionano. In questo caso io avendo utilizzato tempo fa questo, ancora me lo ricordo, clicco works e verrà rilasciato thanks for voting, e questo conferma che la votazione è stata inviata. Quindi, poi questo funziona anche per Office, naturalmente, tipo Office 2010. Ecco qua i vari Office, dalla beta a Professional Plus, sia beta che non. Solo che questi seriali spesso, tipo programmi di Office così molto riconosciuti, anche il nero, a me è successo, dopo tipo parecchi mesi vengono bloccati dalla ditta produttrice. La Microsoft lo fa molto spesso, altre ditte lo fanno meno, però, non, però è sempre meglio, cioè, su prodotti tipo di catalogo Microsoft o comunque molto conosciuti dal tipo nero, così puntare più su un crack che su un seriale. Questo era un piccolo appunto personale, però questo io non voglio naturalmente incitarvi a non comprare il prodotto. Questo solo se voi non potete comprarli di conseguenza. Poi non, oltre a questo, in questo sito c'è anche Old Serials, quindi seriali di prodotti un po' datati, tipo guardate, qui si può vedere in anteprima Norton 2000, AutoCAD 2002, StarCraft versione precedente, Diablo 2. Il Photoshop non c'è scritto neanche la versione Nero 5 e molto altro. XP Professional, anche se qui lo segna come old, non è proprio old old. Ok, questi sono solo alcune anteprime. Scusate, non so se avete sentito, mi è appena arrivata una notifica dal cellulare, ma niente di che, era una mail. Allora, proseguiamo. Poi c'è anche Mac Serials, perché infatti come me è un fanatico della mail, magari
ha nel suo sistema anche un Hackintosh, oppure ha, oltre a un sistema operativo Windows, un con altro computer, un Mac, può sfruttare questa funzione per cercare segnali per prodotti anche Mac. Però ricordiamo che il sito, scusate, il sito supporta nativamente Windows, quindi è stato progettato per seriali di Windows, quindi vi saranno presenti naturalmente più seriali di Windows che di Mac. Però niente toglie che non si trovino, vero? Come potete vedere l'Illustrator, Creative, DivX, MacMan e molto altro, l'Office. Non capisco adesso perché qui c'è Microsoft Windows XP, XP. Oh, scusate, ho ruotato involontariamente il microfono. Comunque, come anche qui c'è i partners e di conseguenza bisogna sempre prenderli con le pinze seriali, come dico sempre. Ok, per oggi è tutto, per questa recensione e per il blog della bandiera è tutto. Un saluto, alla prossima.